La casa ha il pavimento vischioso come il miele, i piedi ci si attaccano e non si riesce più a uscire. La casa è uno zaino così enorme e gonfio sopra le nostre spalle, che ogni movimento diventa impossibile. La casa è il rifugio ipocrita per quelli che temono le intemperie della vita. La casa è un corpo estraneo che si sostituisce al corpo di chi lo abita. La casa è un circolo vizioso che non esiste senza un mazzo di chiavi. La casa è un magazzino dove si accumulano mobili e residui inutili. La casa è un diagramma che rappresenta lo stato del nostro letargo. La casa è la finzione dell'idillio perduto, che non si ripete. La casa è una banca dove le persone accumulano il loro prestigio. La casa è un'ottusa isola di eredi. La casa è un fortino abitato da complici o diviso fra nemici. La casa è il retro di un balcone sul quale appassiscono anemiche foglie bruciate dal sole o dal freddo. La casa è ostile alla rivoluzione del nostro comportamento. La casa è sempre troppo vicina ad un'altra casa che si chiama ospedale. La casa è sempre accanto a un'altra casa da cui ascoltare una musica con nostalgia. La casa è quel tempio inviolabile che esclude le azioni che avvengono nelle altre case. La casa nasconde sempre un terrorista. La casa non è comoda come un vestito perché dentro non ci si sta bene nudi. La casa non è come quelle scarpe che ogni giorno camminano su terreni ignoti. La casa non è mai un punto di partenza ma è un punto di arrivo dove la prospettica è una stampa di Cézanne. La casa non è un oggetto rilassante perché è troppe gronde, pensiline, antenne e pilastri. La casa non è onesta perché i mattoni rendono troppo denaro. La casa non è leale perché ha sempre uno sgabuzzino con la valigia pronta per partire. La casa non ha fantasia perché è priva di ali. La casa non è un luogo puro perché emette i nostri escrementi da troppi buchi. La casa non è mai di fronte a un tramonto sconosciuto. La casa non è mai una stanza così accogliente come le sale di aspetto alla stazione. La casa non è mai un corridoio simile ad una landa deserta, dove credersi vagabondi. La casa ha sempre il vizio di essere arredata. La casa ha sempre un telefono in grado di colpirci nel cuore. La casa è un luogo di ordine, perché ha un lavandino, una pattumiera, un ferro da stiro e una scatola di pomodori pelati. La casa è un calendario banale per sfogliare il tempo di ogni giorno. La casa è una spia che prende memoria delle nostre azioni segrete. La casa è l'inventario della nostra attitudine a ripetere gesti uguali. La casa è il catalogo del nostro personale egoismo. La casa è quella scuola dove si insegna l'esclusione. La casa è un signore severo che sgrida i bambini con la sua tradizione. La casa è sempre fatta di stanze. La casa ha sempre troppi angoli per finte conversazioni, ha troppi attacchi per la luce, ha sempre delle scarpe di troppo. La casa ha sempre di fronte un'altra casa munita di campanello. La casa ha sempre un gabinetto troppo simile al gelo di un vitorio. La casa ha sempre una sveglia per mandarci a lavorare. La casa ci permette di essere pigri solo al sabato mattina. La casa è come un lenzuolo dove qualcuno ha già dormito. La casa ha pochi cuscini e troppi fantasmi. La casa è un insieme di muri che ci impauriscono sussurrando la vita di chi è morto fra loro. La casa contiene sempre una dose di rimorso e una dose di morte. La casa è quel cadavere dalla quale usciremo cadaveri. La casa sta ferma mentre la vita si muove. Cinismo abitativo.